Grazie Mimmo. Allora adesso apriamo gli interventi. Tra i tuoi riferimenti c'è anche Luigi De Magistris, che ci ha raggiunti poco fa. Gigi, ti invito a venire qui a portarci il tuo saluto, ma prima di cedergli la parola voglio leggervi un messaggio che mi è stato girato ed è di Luca Casarini, un po' datato. Carissimi tutti, vi scrivo per dirvi ancora una volta forza a fianco di Mimmo. Purtroppo all'alba c'è stato un naufragio terribile davanti a Crotone, sono già 34 i morti, ma questo è delle 10:18, ma la barca piena di fratelli e sorelle in fuga dalla Libia era stipata di oltre 120 persone. La Calabria oggi piange con morti innocenti riversi sulle sue coste. Non potrò essere con voi perché siamo fermi a Trapani con la nave di soccorso civile Mare Ioni in attesa dell'ennesima ispezione, la 14ª della Guardia Costiera, sperando di poter ripartire presto. La tragedia umanitaria del Mediterraneo continua, mentre per il governo il problema sono le ONG. Tutto l'equipaggio di Mediterranea sarà lì con voi, con il cuore, anche per questo. Non ci avranno mai come vogliono loro. Intanto devo dire che il Tribunale della Storia per Mimmo ti ha assolto. Aspettiamo che lo faccia anche il Tribunale degli Uomini. Prego Gigi. Sì. Buongiorno. Comincio dal tempo, ma non la faccio lunga, quando ho incontrato Mimmo. Perché il legame, sì, è anche politico, è anche giuridico, è stato anche istituzionale, ma è un legame di umanità. Perché quando mi trovavo in Calabria ad occuparmi di quel tipo di criminalità di cui parlava prima Mimmo e che dicevo ho difficoltà a percepire, seguivo questo sindaco, quest'uomo, che di fronte alle leggi anche ingiuste, anche crudeli, non ebbe mai scrupolo e dubbio ad aprire questo borgo. Il Prelucano ci consegnava un borgo desertificato, come i tanti borghi dell'Appennino centro-meridionale, vuoti, dove la memoria è orale, gli anziani, i giovani vanno via, e lui invece ha aperto. E quindi c'è stato il Lucano, cioè il periodo in cui questa comunità era una comunità senza confini, universale, dove incrociavi afghani, siriani, medio orientali, africani, la vita, no? La vita che noi sogniamo, leggiamo nei romanzi, lui l'ha fatto in un territorio circondato dalla più potente organizzazione mafiosa d'Europa, che è l''Ndrangheta, quella che si mangia il nostro destino, il nostro futuro, che cementifica sul denaro pubblico gli affari, colletti bianchi, pezzi di magistratura, politica trasversale, affaristi, banchieri, cittadini, che tiene al guinzaglio un pezzo importante di questo popolo. E quindi lo seguivo da lontano, non ci conoscevamo. Mimmo, bisogna avere pazienza e tenacia, perché la giustizia e la legalità nel nostro paese non coincidono, e la crudeltà di queste ore ti consegna una fotografia. Mentre noi vediamo una legge disumana, ingiusta, illegittima, criminogena, che punisce chi salva, abbiamo qui steccato di cutro centinaia, decine di morti, tra cui bambini. Tu non ti sei posto il problema, posso accogliere o non posso accogliere? Arriva il finanziere, arriva il magistrato, l'ha fatto, perché ha ascoltato il cuore, ha ascoltato la Costituzione, i trattati universali, l'etica, l'umanità, e l'ha fatto. Come tanti l'hanno fatto. Qualche anno fa c'era un governo misto, me lo ricordate, il Conte 1, ci dissero a noi sindaci di mare che dovevamo chiudere i porti, non accogliere Mediterranea, Open Arms, Rachel, vi ricordate? Ma non è che ce l'ordinarono così, ci arrivò proprio un provvedimento. Ma i porti non si possono chiudere e ci vuole pazienza, perché anche là denunce, violenze istituzionali, poi la storia cominciò a mettere a posto, perché quello che ci denunciò, che era ministro dell'interno, oggi è sotto processo per sequestro di persona, omissione di soccorso. Ma a me non interessa tanto la vicenda giudiziaria, ma posso dire, perché ne ho viste talmente tante che mi sono anche stancato di essermi ogni tanto circondato da persone che dice: vabbè Mimmo, vabbè Luigi, vabbè tante persone, tanto il tempo è galantuo. Quindi io, se vi devo fare una previsione,
Non lo so come va a finire. Io so solamente che Mimmo non va strumentalizzato, che non va usato. E stiamo attenti, perché mentre tanti fanno politica, fanno manifestazioni che servono, l'imputato è Mimmo Lucano. E io sinceramente, se vi devo dire la verità, io l'unica cosa che desidero, la più grande, che questo signore qui non conosca l'ignominia della galera. Quindi io metterò in campo tutto ciò che si può dire, si può fare, si può pensare e si può utilizzare. Non so come va a finire, ma una cosa sono certo, che Mimmo ha scritto la storia. E la storia non sempre coincide con la legalità formale. E chiudo su questo. Mimmo ha scritto la storia, perché riace che prima conoscevano in pochi e conoscevamo un po', li conoscevamo, perché io mi sento di questa città, della Calabria, per quello che anche ho dato e ho subito. Riace la conosce tutto il mondo, e questa è storia. Quindi tu non ti devi preoccupare adesso di come la giustizia formale, però tutti noi ci dobbiamo preoccupare di fare ogni sforzo nell'utilizzo delle parole, nell'utilizzo delle azioni, perché questa sentenza così iniqua venga rimessa in una carreggiata in cui almeno si provano ad avvicinare legalità formale e giustizia. Questa deve essere la nostra lotta, la lotta per la giustizia, per la Costituzione, per i diritti e per l'umanità. E scrivere la storia la fanno poche donne e pochi uomini. Quindi Mimmo ha scritto la storia. Grazie mille. Grazie a Luigi De Magistris.